Barbara D'Urso rompe il silenzio, a Pomeriggio 5 rivela il suo nuovo amore. Barbara D'Urso e la dichiarazione d'amore al pubblico di Canale 5. La puntata di Pomeriggio 5 andata in onda giovedì 14 marzo 2019 è iniziata in modo differente. Barbara D'Urso, infatti, ha iniziato la trasmissione con una vera e propria dichiarazione d'amore, coordinato con un abito pieno di cuoricini. Ma per quale motivo? Lady Cologno è praticamente innamorata degli spettatori e del suo pubblico che mercoledì sera hanno seguito il primo appuntamento di Live Non è la D'Urso. Infatti il nuovo show ha ottenuto un discreto share. Barbara D'Urso e il ringraziamento ai telespettatori per Live Non è la D'Urso. Come accennato prima, Barbara D'Urso ha esordito la puntata di Pomeriggio 5 trasmesso il 14 marzo ringraziando tutti i telespettatori per il grande affetto mostrato la sera prima. Lady Cologno, infatti, prima di partire con la cronaca ha fatto una dedica molto speciale. Oggi ho un vestito pieno di cuori perché? Ieri sera abbiamo debuttato con Live Non è la D'Urso, una trasmissione fatta di parole, un format nuovo mai andato in onda. E l'obiettivo era il 12 e bene, io vi amo, grazie. Ha detto Carmelitta. Quest'ultima, inoltre, ha detto che mercoledì hanno fatto una media del 17 con punte del 26. Ha detto che è pazza d'amore per il pubblico. Ho dormito 2 ore e non me ne frega niente, sono qui vi amo e continuerò a fare questo lavoro con lo stesso amore che voi regalate a me. Ha concluso Barbarella. Gli ospiti della prima puntata di Live Non è la D'Urso. La prima puntata di Live Non è la D'Urso ha suscitato molto interesse soprattutto per il tanto atteso confronto tra la conduttrice napoletana e Fabrizio Corona. Quest'ultimo, infatti, ha fatto mea culpa chiedendo scusa a lei e al figlio per una vicenda accaduta anni fa. In puntata abbiamo visto anche Loredana Lecciso e Albano Carrisi insieme dopo 15 anni in compagnia dei loro figli Yasmine e Bido. Inoltre si è discusso molto di figli con la soubrette Ater Parisi.